Ciao a tutti e benvenuti. Questo video è dedicato alla luna nuova in pesci del 23 febbraio. I pesci sono un segno estremamente sensibile e fantasioso, come tutti ci siamo resi conto se conosciamo qualcuno di questo segno. È un segno che tende al sacrificio per gli altri, è un segno che nella sua sublimazione chiama l'amore incondizionale e la salvezza. Ora, la luna nuova in pesci sicuramente porta in superficie problematiche che possono essere legate alla nostra capacità di fidarci, di fiducia, al nostro principio e concetto di lealtà o di fedeltà, al nostro concetto di servizio. Quindi ci possono essere degli sbilanciamenti in questo senso a livello energetico, sia dentro di noi che fuori di noi. Ma senza dilungarmi troppo diciamo, sul piano strettamente astrologico, a parte mettere in evidenza qual è il pianeta che gestisce, diciamo, la coscienza del segno dei pesci, che è Nettuno per quanto riguarda il livello inferiore, ma che è Plutone per quanto riguarda il livello superiore. Quindi ci potrebbero essere situazioni limite a livello di illusione, in un senso o nell'altro, quindi tener presente che è estremamente sensibilizzata, amplificata l'illusorietà della percezione e della sensibilità in alcuni aspetti legati a nostre vulnerabilità o a nostre debolezze. Quindi ecco, sostanzialmente Plutone a livello più alto naturalmente ci porta a collegare questo passaggio di luna nuova con un discorso di morte e di rinascita, e quindi è un passaggio obbligato, è un colpo di coda in un percorso già iniziato, un percorso di trasformazione profonda a livello interiore che ci eleva ad una consapevolezza maggiore. Naturalmente, come diciamo, essendo l'ultimo dei segni della ruota zodiacale, quindi idealmente quello che la conclude, la dodicesima fatica di Ercole, ecco, questa luna nuova non è totalmente facile da gestire a livello emozionale. Siamo pregati di mantenere la nostra pace interiore, di allacciare le cinture e prepararci al decollo verso il prossimo giro di ruota, che sarà proporzionato per ciascuno al livello di consapevolezza ottenuto nel precedente. Come recentemente strutturato in quasi ogni mia lettura rispetto alle lune, userò le carte dell'oracolo degli animali di Colette Baron Reed, le frequenze delle lettere ebraiche, messaggi espliciti e infine degli angeli, pilastro energetico che vengono in qualche modo a portare i loro doni, dispensare le loro chiavi di meditazione. Quindi partirei con questa lettura per la luna nuova in pesci del 23 febbraio 2020. Grazie.
il silenzio in questo passaggio. Nel frattempo vi comunico, vi trasmetto i messaggi in diretta. È un alleato molto valido. Silenzio interiore. Per portare in superficie quello che nel nostro lato ombra crea problematiche in riferimento alla fiducia, alla fedeltà, al non attaccamento. Del 23 febbraio 2020. Lasciamoci distrarre dagli obiettivi stabiliti durante le prove lunari appartenute ai segni precedenti. In questa luna nuova siamo ben coscienti delle intenzioni, dei semi di intenzione che piantiamo. Che siano semi di salvezza e amore incondizionale, capacità di servire gli altri in maniera equa e proporzionale al proprio serbatoio energetico, non evitare impoverimenti. Thank you.
Pesci, 23 febbraio 2020. Luna nuova in pesci, 23 febbraio 2020. Ok. Ultima. Per la luna nuova in pesci, 23 febbraio 2020. Ok, infine anche gli angeli. Questa volta, a differenza del solito, ho deciso di procedere alla stesura totale . Quindi mostrarvela nella sua interezza, mostrarvela ovviamente. Sì. Verbalmente. Ok. Mettiamo. La prima uscita. Spirito del tacchino ci ricorda il giorno del ringraziamento e dice appunto: rendi grazie, dai con gratitudine. Esce sul lato della nostra polarità maschile, quindi il polo maschile dentro di noi, al quale si chiede per un bilanciamento, per un equilibrio opportuno che possa essere funzionale a ricevere i benefici dei transiti planetari in corso, un atteggiamento di dare, d'azione, dativo, con generosità e con gratitudine, con grazia. Quindi non atteggiamenti tipo accondiscendenza o atteggiamenti tipo sufficienza, dare con rigidità, far cadere dall'alto le cose. Questo naturalmente dentro di noi e fuori di noi. Questo vale per il polo maschile dentro di noi e per le figure maschili che ci fanno da specchio nel nostro contesto. Quindi un dare puro, incondizionale, che non si aspetta nulla in cambio e che è un dare grazie, principalmente. E con la gratitudine si assume la capacità, il talento di servire anche gli altri e noi stessi. Il numero che accompagna questa carta è il numero 61. Il numero 61, riducibile a un'unità di 7, è il nostro valore,
è il giusto sentiero. È la nostra capacità di perseverare con determinazione nell'ottenimento di un tipo di stato, quale in questo caso quello della gratitudine. Dai con gratitudine e grazia. Non rinfacciamo quello che si dà, non lo facciamo pesare. Lo liberiamo per servire non tanto chi riceve di fronte a noi, ma per servire il piano divino che questo ci chiede. Diamo con gratitudine perché abbiamo, quindi partiamo da uno stato di pienezza. E diamo in maniera incondizionale. La seconda carta che esce per bilanciare il polo maschile dentro di noi con il numero 56 è lo spirito del ragno, il tessitore, il cui suggerimento è: rendi i tuoi sogni reali. Esce sul polo maschile perché la creatività, questa capacità creativa, è derivante dal polo femminile, ma in questo frangente deve essere applicata in maniera assertiva e quindi con un imprinting, con un tipo di spinta che è molto paterna o comunque tipica di quello che è il polo maschile, il polo che disciplina, che testimonia la propria autorità, che dice sì o no, che permette o meno, e quindi con questo tipo di disciplina, con questo tipo di autorità, tessiamo la tela elettromagnetica all'interno della quale si manifestano i nostri sogni. Quindi lavoriamo focalizzati e direzionati a quella che è la nostra visione manifestativa, ma lo facciamo praticamente, lo facciamo con la pratica marziale, nell'atto, non con le parole, non semplicemente con le visualizzazioni, non semplicemente con lasciando il tutto su un piano puramente vibrazionale, ma ritualmente, simbolicamente, attingiamo dalla visione e la portiamo su un piano terreno, su un piano di manifestazione, inventandoci delle corrispondenze simboliche tra la nostra visione e quello che in qualche modo ce la rappresenta, e con la nostra intenzione focalizzata, la nostra azione direzionata, compiamo gesti diretti verso la visione, gesti reali, gesti pratici, azioni. Dobbiamo dedicare la nostra concentrazione attiva, quindi muoverci verso la visione, perché la visione possa muoversi verso di noi. Esce con il numero 56, riducibile al numero 11, riducibile al numero 2, quindi questa armonia di visione e manifestazione
sinergiche l'una all'altra. La modalità con cui si crea il canale di connessione fra i due piani è libera creazione, non vincolata da regolamentazioni. È possibile trasferire la valenza simbolica della visione in una qualsiasi azione che sia però coerente e non in contraddizione con la visione stessa. Sul polo femminile, dentro di noi, il nostro cervello destro, il nostro lato sinistro del corpo, abbiamo intanto, non dimentichiamo quello che il passato e le passate esperienze ci hanno insegnato. Probabilmente la luna nuova in Pesci ci porterà di fronte scelte che, sebbene con abiti diversi, ci sono già state presentate nel passato. Ci viene rivolto l'invito a valutare sulla base dell'esperienza passata quelle che sono le scelte nel presente. Momento di transizione, momento cruciale, momento di semina, perché questo possa, questo che seminiamo, nel bilanciamento incrociato delle nostre polarità maschile e femminile, perché questo che seminiamo dia frutto come integrazione tra fisico e metafisico, tra visione e manifestazione. Impariamo dal passato, quindi non trascuriamo il nostro ruolo attivo verso la visione. La visione non viene portata dal genio della lampada, a meno che il genio della lampada sia quello della vostra chiarezza e della lampada del vostro cuore. Con il numero 25 ai poli, agli estremi, 2-7, perché il polo femminile e quello maschile siano allineati su un binario parallelo, i cui pioli centrali in questa scala che sale sono il ragno da un lato, il tessitore, che è capace di utilizzare le frequenze vibrazionali delle proprie emozioni in maniera cosciente, in maniera tale da costituire un campo elettromagnetico in cui la sua visione possa manifestarsi, che possa essere culla della visione. Con il numero 2 a livello unitario, e dall'altra parte sul polo femminile la coscienza che l'amore è tutto intorno. Di nuovo la necessità di dare a se stessi la sicurezza dell'essere amati. Con il numero 42, riducibile a un'unità di 6, che rappresenta la complementarità delle nostre polarità, la complementarità del maschile e del femminile fuori di noi, la ricezione dell'amore. E quindi abbiamo per il polo maschile necessità, e mi riferisco al polo maschile e femminile innanzitutto dentro di noi, quindi diamo a noi stessi senza lesinare e con gratitudine, e riceviamo
da noi stessi, con la consapevolezza che questa immersione nell'amore poi è la forza che permette al vento, è quel vento che permette di gonfiare le nostre vele, di portare le nostre visioni su un piano della manifestazione reale. Ma siamo chiari? Siamo chiari nel momento in cui piantiamo i semi? Siamo consapevoli di quello che piantiamo con la coscienza di quello che proviamo? Naturalmente è necessario, se non altro sul piano cosciente, l'intenzione di piantare emozioni positive per noi stessi, perché la manifestazione sia positiva e attiva rispetto ai nostri desideri, rispetto al miglioramento delle nostre circostanze e rispetto all'allineamento col piano superiore, a unire il tutto. Vi è l'ape, dolci risultati ti aspettano, l'ape così fondamentale per la creazione, fondamentale per il pianeta, dichiarato nella sua microscopicità sotto certi punti di vista, ancora più piccola di noi rispetto all'universo, ancora se noi siamo un granello l'ape è un atomo, ma fondamentale, lei è dichiarata l'essere più importante del ciclo dell'ecosistema planetario, quindi ci promette la raccolta del miele attraverso questo tipo di lavoro, un lavoro congiunto di dare e ricevere equamente, con azione direzionata verso la visione e consapevolezza e sicurezza del supporto del piano superiore, dell'amore che è tutto intorno e che non siamo mai soli. E con queste escono per il polo femminile la saggezza che accompagna l'elefante che ha imparato, che ha una memoria utile, una memoria che non è uno strumento per ferirsi, per riaprire cicatrici, per farsi del male, ma è uno strumento utile per migliorare, e quindi la saggezza acquisita attraverso la capacità di imparare, l'aver appreso dalle esperienze passate. Parole chiave di questo tipo di saggezza, oltre a sé superiore, sono appunto imparare dal passato, trasformare la conoscenza in saggezza, maestria del proprio sé, delle proprie emozioni, intelligenza, comprensione delle lezioni, comprensione dei percorsi karmici che si ripetono e risoluzione dei conflitti interiori in virtù dell'unione col sé superiore e con la divinità che è sempre con noi e alla quale nulla sfugge di quello che diamo e di quello che riceviamo, e che mantiene imprescindibilmente l'equilibrio. È il libro divino della sapienza, della saggezza. Per il polo maschile, queste due carte, si unisce l'equilibrio. Equilibrio. Parole chiave, il vero sé,
Dio o lo spirito o l'energia. Le leggi divine, le leggi universali, la giustizia priva di egoismo, equa, corretta, la sintonizzazione, il punto di unione come ago della bilancia, il punto di unione, nostro Padre Celeste, lo Spirito Dio Cristo, che regola i poli e li trasmuta, li trasforma, restituisce e rigenera. È leale, è veritiero, è uno. Giustizia divina, l'uno per l'altro, questo tipo di attitudine che porta all'equilibrio necessario per attraversare il portale di luna nuova. A queste si aggiungono, con la carta dell'ape e la promessa della raccolta del miele nel nostro giardino in terra che avremo ricostituito, la fede, naturalmente. Quindi, rafforzativo, credi che l'amore è tutto intorno a te e non sei mai solo. C'è un messaggio d'amore in arrivo dal piano superiore che viene diretto, è diretto verso la manifestazione nel piano inferiore. Richiede la nostra attitudine attiva e recettiva. Perché il problema non è che quando chiediamo ci viene dato, ma se non siamo capaci di ricevere quello che viene dato, neppure lo vediamo. E quindi da questo anche l'importanza della gratitudine, perché è la base, il riconoscimento di ciò che si ha, la base per apprezzare ciò che si riceve, senza guardargli in bocca a prescindere. E quindi la gentilezza. Queste due carte, fede e gentilezza, escono come pilastri dell'unione, del punto di unione tra le polarità. Miracoli, la gentilezza porta miracoli, doni, benedizioni, premi, consapevolezza, gentilezza, flessibilità, leggerezza, dolcezza, reciprocità. Capacità di nutrire, capacità di smussare, pacificità, fratellanza, umiltà, unione umana, servizio, atteggiamento compassionevole. Qui ci sono delle parole chiave scritte. Accettazione e catarsi. Le lettere che vengono sul polo maschile sono Bet, seconda lettera dell'alfabeto ebraico, che rappresenta il mago, il manifestatore, e rappresenta questo ragno. Bet è il bacino che contiene tutte le possibili creazioni, il potenziale creativo. La sacca dei semi. E per quello femminile abbiamo la necessità di agganciarci. Il femminile che esce con Vav, che rappresenta lo Ierofante, l'agganciarci anche a una struttura, ma una struttura che è basata sulla coscienza fedele.
e la saggezza di chi ha imparato dal passato che non siamo soli, che siamo amati. Eliminiamo le insicurezze, entra una nuova persona nella nostra vita, non ricadiamo nelle solite paure che ci portano a risposte in frequenza vibrazionalmente basse. E per il piano divino escono Kaf e Nun, il piano divino che è l'ape e Kaf che ha funzione di penetrazione e Nun che è trasformazione, quindi il piano divino penetra nella nostra realtà allegoricamente come l'uomo e la donna. Kaf rappresenta la ruota che l'arcano 10, la ruota della fortuna, il cambio della direzione, cambio di direzione da sopra a dentro la nostra realtà per la trasformazione. Nun, Nun. Che nei tarocchi corrisponde, secondo la scuola francese, comunque all'arcano senza nome, alla morte. E più grosso agente trasformativo perché ecco Plutone. Plutone come ruler, come governatore dei pesci sul livello più alto, sta morte. E abbiamo Nettuno sul livello più basso e Plutone sul livello più alto, che ci assicura la salvezza, che ci assicura la rinascita. Ed è in questa ape, ci parla della nuova terra, di un nuovo giardino, del paradiso terrestre, della raccolta del miele, quindi del ricevere dolci risultati che ci aspettano. Numericamente, Bet numero 2. Kaf numero 11, ma riducibile a un'unità di 2. Nun numero 14, riducibile a un'unità di 5, e siamo a 9. 6 di Vav sono 14, e di nuovo rafforzativo di Nun, che è il numero 14, lettera numero 14, un 14 totale che porta a un'unità di 5. Di nuovo momento di trasformazione, estremamente catartica questa luna nuova in pesci, estremamente trasformativa, un potenziale enorme di trasformazione, di risoluzione di problematiche interiori che hanno a che fare con la fiducia, con la fede, con la lealtà, col tradimento. Traditi e traditori, vittime e carnefici. E ci parla di salvezza con la compenetrazione del piano divino nella manifestazione fisica attraverso la nostra azione diretta reciproca ad un punto di unione che si trova nel nostro sé superiore. E gli angeli che ci accompagnano sono Lelahel. Dio lodevole è il significato del suo nome. Il suo pianeta è Venere e il dono da lui dispensato è l'illuminazione spirituale per guarire le malattie e per guarire profondamente le malattie che sono in noi stessi e che si manifestano nella realtà esterna. Al centro, per il piano divino, abbiamo l'Arcangelo Gabriele, scusatemi, Arcangelo Raziele. Ho visto Gabriele perché si parlava di guarigione. Raziele che districa il caos, porta ordine, elimina le increspature delle acque tumultuose, delle emozioni eccessive o sbilanciate. E quindi per il polo femminile ne escono due, che vanno ad unirsi a quello maschile. Cavachià,
numero 35, il cui nome significa Dio che dona gioia, e parla di riconciliazione. Quindi, anche se abbiamo attraversato un momento di crisi per quello che riguarda questo, l'amore, liti o situazioni difficili, ci parla di riconciliazione e quindi Nemamia, numero 57, Dio lodevole, che dispensa la comprensione immediata, la prosperità e il successo, successo in questa impresa, successo nell'andare a raccogliere tra un paio di settimane. Sicuramente dei segni positivi nella nostra realtà manifesta attraverso questo lavoro nella profondità delle nostre acque, dei pesci, nel nostro patrimonio uterino, che siamo maschi o che siamo femmine. Per la nostra salvezza, per la nostra elevazione. Gli angeli 6, 8, 6, 14 più 12, 7 più 1, 8, o 26, che è il numero di Cristo, le mie caniche stanno chiedendo di andare fuori e adesso ce li mando. No, no. Secondo altri è la giustizia in ogni caso, è il perfetto allineamento della visione con la sua manifestazione, è finalmente il riuscire a trarre a noi la vibrazione in forma di materia, in forma di circostanza, in forma di persona, in forma di frutto manifesto. Perché abbiamo piantato il seme, l'abbiamo fatto fiorire e su quel fiore il piano divino ha lavorato. Quanto noi, e possiamo andare a godere insieme del dolce risultato che questo porta. Buona serata.